candidati presenti ritengono che quella piazza era, diciamo, necessitava di interventi del genere, e cioè la città aveva bisogno di un parcheggio interrato a due passi dal mare. Abbiamo visto tutti la consegna della piazza a 30 giorni delle elezioni, è un cantiere, non è una piazza. Ovviamente gli ingegneri, penso che quando hanno costruito la piazza, hanno pensato che magari ci sia il mare a 30 metri. Poi, ripeto, non lo so fino a che punto questi ingegneri comunali abbiano potuto. Penso abbiano fatto il loro dovere e abbiano preso tutte le competenze tecniche del caso, quindi spero che le cose vadano nel verso giusto, però certamente è pericoloso. Quella piazza, al di là del fatto di essere bruttissima, è chiaramente una regalia che l'amministrazione Stancanelli ha voluto fare a una famiglia catanese che si chiama Virlinzi, alla quale viene regalata la gestione di quella piazza per circa 40 anni. Il comune paga gli stalli oltre quelli del parcheggio fuori per 23 anni alla famiglia Virlinzi, che è un'altra regalia in più che facciamo di quella piazza, oltre ad aver distrutto il waterfront in questi anni in maniera indelebile. Piazza Europa è una piazza che è stata realizzata a 30 metri dal mare, come è stato detto, però penso che ci sono stati dei tecnici, dei progettisti che si hanno realizzato questa opera, l'hanno realizzata con tutte le competenze del caso, e io personalmente reputo che sia una bella piazza. È una piazza sopra. A torti. Quando fu costruita la Tour Eiffel fu considerata uno schifo, un obbrobrio dai cittadini, tant'è vero che volevano demolirla. Poi alla lunga ha avuto ragione il costruttore. Per quanto riguarda Piazza Europa fa schifo. Per quanto riguarda appunto Piazza Europa, è stata creata come un parcheggio sotterraneo, ok? Si è rivelato un buco. Il posteggio è utile, il posteggio non è utile. Se noi sappiamo che c'è un posteggio, noi la macchina la utilizziamo. Per disincentivare l'utilizzo della macchina, i posteggi non li devi costruire, devi agire sul trasporto pubblico. Chi ha bisogno del parcheggio in Piazza Europa? La città, le botteghe in Piazza Europa, quando in Corso Italia abbiamo tutte le botteghe sfitte. Botteghe si affittano a 5.000 euro al mese e sono sfitte perché non sa, materialmente non c'è la possibilità economica per l'avvio di nuove attività. Chi ha bisogno di queste poteri? Chi ha bisogno di questo parcheggio? La città oppure i costruttori? E la seconda questione, relativamente alla vicenda giudiziaria, questo cantiere è stato bloccato per 5 anni, la conseguenza è stata che c'è stata, come ha detto qualcuno giustamente, una penalizzazione per il comune di Catania, che dovrà concedere ulteriori parcheggi alla società che lo gestisce. Chi paga? Pagano i cittadini. Ora l'errore là, o l'ha fatto la politica e devono pagare i politici, o l'ha fatto la magistratura e devono pagare i magistrati.